Ben ritrovati, un saluto a voi tutti, liberamente parliamone, vi abbraccia, quindi in studio Gino Maiulli, Claudio Maiulli, due graditi ospiti che subito vi presento. Alla mia sinistra la dirigente di un istituto che a me piace, non perché debba dare la medaglietta rispetto agli altri, ma perché sono legato affettivamente a quell'istituto e quindi lo conosco meglio degli altri. Ma poi, andando più in avanti con il programma, magari diremo il perché. Allora, la dirigente dell'Istituto Colamonico Chiarulli, la professoressa Chiara Losurdo, che ringraziamo di essere qui con noi, nei nostri studi, e il dottor Giacomo Abrusci, che ha un po' più di confidenza con i nostri telespettatori, perché ha partecipato già ad altri interventi, ad altre trasmissioni e quindi lo salutiamo e Grazie lo di ringraziamo questa cosa, perché è stato, questo invito. lo ringraziamo anche perché è stato, come si suol dire, il nostro gancio, tra virgolette, cioè colui il quale ci ha ricordato di un'iniziativa che si svolgerà il 7 novembre, giovedì 7 novembre, da qui va delle fonti, che pone l'attenzione su un personaggio di Acquaviva delle Fonti che insieme ai tanti altri è entrato nella storia della nostra città. Ci riferiamo all'ingegnere Pietro Milella, già sindaco del comune di Acquaviva delle Fonti, politico, ma forse maggiormente conosciuto perché ha avuto tanti contatti con chi poi ha scritto il futuro, non solo la città di Acquaviva delle Fonti, i suoi studenti, perché è stato preside dell'Istituto Professionale Nicola Chiarulli, quando si trovava nell'area, insomma, del convitto, noi la chiamiamo del convitto, nei pressi della scuola media Antonio Lucarelli ad Acquaviva delle Fonti. Già altre iniziative si sono svolte nella nostra città, come quella di Piazza Garibaldi, ma questa in particolare si riferisce all'inaugurazione del busto scultoreo realizzato da Mauro Antonio Mezzina, docente presso l'Accademia di Belle Arti di Bari. E di questo parleremo tra poco, dopo che Claudio ci informerà delle news, se non dell'ultima ora, dell'ultimo periodo. Ben ritrovati, parliamo di sport locale, iniziamo col volley femminile. La Volley Up alla terza giornata riesce finalmente a spezzare il tabù delle due sconfitte iniziali e dopo un inizio purtroppo non positivo nella gara disputata a Barletta dove ha perso i primi due set, è riuscita prima a recuperare, quindi a riportarsi sul 2-2 e poi addirittura nel tie-break a vincere e quindi ottiene il primo successo della stagione alla terza giornata, quindi un plauso alle giovani ragazze acquavivesi. Mentre per quanto riguarda l'amatore atletico Acquaviva, il Pellegrino dell'Icarri ha conquistato il titolo del pentathlon e quindi un risultato molto importante, mentre la società Amatori Atletico Acquaviva si è piazzata quarta in base al punteggio di tutti gli atleti. Mentre diamo una notizia che riguarda lo spettacolo, una notizia che avevamo già dato nei giorni scorsi che riguardava la fiction sospesa di Avetrana, la fiction da oggi è disponibile, quindi si è sbloccata la situazione grazie alla modifica del titolo, quindi non si chiamerà più Avetrana, ma semplicemente qui non è Hollywood, quindi hanno trovato l'accordo, soddisfazione da parte del sindaco di Avetrana, però un po' di amaro in bocca per quanto riguarda la produzione che avrebbe preferito non cambiare sia la locandina e sia il titolo di questa serie televisiva di quattro puntate già disponibili. Per oggi è tutto. Quindi questa famosa polemica, ci doveva essere un processo il 7 novembre, probabilmente non ci sarà più e quindi diciamo che finisce così la situazione, si termina con la possibilità di noi spettatori di poter assistere e giudicare questa fiction.
Ecco, il mondo è bello, è ampio, è vario, ma diventa sempre più complicato, cari amiche e cari amici telespettatori. Come ascoltiamo in questo periodo, seguiamo in questo periodo le vicende legate all'innovazione tecnologica, alle mail, alla riservatezza, a questo scambio di messaggi che noi riteniamo riservati e poi magari chissà in quanti o chi li sta leggendo. Ecco, e quindi ci rendiamo conto che mentre noi viviamo in maniera, diciamo, dinamica, e forse in alcuni casi facciamo delle azioni superficiali, dovremmo riflettere, maggiormente. Ecco, questa riflessione che noi vogliamo fare oggi, in tema è dedicata a Pietro Milella, l'ingegnere Pietro Milella, il dirigente Pietro Milella, è proprio, sviluppata in questo senso. Cioè, l'ingegnere Pietro Milella ha seminato tanto nella, sua vita e magari tutti coloro i quali lo hanno conosciuto non hanno al momento riflettuto sulla persona che avevano dinanzi a loro, come succede quando incontriamo, qualunque persona, anche, tutti i giorni. E ci rendiamo conto dell'importanza, di questi personaggi, di questi signori, quando purtroppo, ecco, sono passati a miglior vita. Ecco, l'ingegnere Pietro Milella, forse rispetto a tanti altri, è stato un po' più fortunato perché la sua presenza, la sua autorevolezza, il suo modo di fare lo abbiamo visto messo in pratica dal punto di vista politico, ma soprattutto in questo caso vogliamo parlarne dal punto di vista, diciamo, professionale, perché lui ha diretto, è stato preside dell'Istituto Professionale Nicola Chiarulli di Acquaviva delle Fonti. Ecco, non c'era sciopero che teneva, dirigente, professoressa, nel senso che la sua autorevolezza, il suo carisma portava gli alunni automaticamente. Bastava vederlo vicino ai cancelli, entrare in classe e non c'era termosifone spento, non c'era perdita che tenesse. Si entrava in classe, non perché costringesse nessuno, ma bastava vederlo. Insomma, era un personaggio vivente, lo dobbiamo dire, era stimato da tutti, anche, diciamo, da quegli alunni più birbanti a cui qualche sospensione magari era stata data, perché era rispettato, veniva riconosciuto in lui quella sua autorevolezza, quella presenza e poi era alla mano anche con gli stessi alunni. Ecco, ma non sono io che devo parlare del preside Milella, dell'ingegner Pietro Milella, che ho avuto la fortuna di conoscere, di intervistare più volte e anche di, tra virgolette, subire come alunno, diciamo così, subire perché è stato il mio preside, non per altro. E allora, professoressa, noi dovremmo essere tutti contenti e siamo contentissimi di questo ulteriore incontro, che si svolgerà presso l'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore con la Monico Nicola Chiarulli, in collaborazione con il Comitato Cittadino rappresentato quest'oggi dal dottor Giacomo Abbrusci, perché dobbiamo dire, che se non vi fosse stato il Comitato, magari questa giornata non si sarebbe svolta, ci sarebbe stata minore attenzione nei confronti dell'ingegner Pietro Milella. Quindi, la sinergia, il mettere a disposizione le proprie passioni, le proprie identità porta ad effetti positivi. In questo caso dovrebbe, penso, far piacere anche alla scuola vedere che ci sono Assolutamente. soggetti esterni magari al mondo scolastico, perché il dottor Abbrusci non ha avuto nulla a che fare nella sua attività professionale con la scuola, perché è un dirigente della Corte dei Conti in pensione. Bontà sua, è fortunato lui rispetto a noi che dobbiamo ancora pedalare, come si suol dire,
Ecco, però mi diceva in altre occasioni che l'essere in pensione non significa star senza far nulla, ma forse fare maggiori attività, perché tutti sanno che in pensione tutti lo chiamano a risolvere i problemi. Ed è bene così, vuol dire che si è utili. E bisogna essere utili non solo dal punto di vista professionale quando si lavora, ma anche quando lo si fa successivamente. Forse è meglio, perché lo si fa con passione. Gratuitamente, non c'è bisogno di uno stipendio come lo sta facendo il Comitato. Assolutamente sì. È un Comitato che è nato 2 anni fa circa attraverso una semplice telefonata fra 2 amici. Io e Vito Lucarelli, che ringrazio oggi sia lui che Gino Capozzo, perché eravamo, come si vuol dire, 3 amici al bar, come diceva Gino Paoli nella sua canzone. Lui erano 4 amici. Noi siamo, eravamo 3 amici al bar, ci siamo sentiti, parlati, abbiamo commentato la figura dell'ingegnere Milella e quindi abbiamo pensato di attivarci per dare risalto alla figura dell'ingegnere Milella e lasciare alle generazioni, alle successive, appunto, questa figura e di quello che ha realizzato nel nostro paese. Diciamo subito che noi non vogliamo, e né siamo competenti, di santificare l'ingegnere Milella. L'ingegnere Milella è stato un uomo come tutti quanti, con i suoi pregi, i suoi difetti, con le sue debolezze. Però, ecco, andiamo a riconoscere in questo modo, noi abbiamo voluto riconoscere all'ingegnere Milella la sua attività di essere promotore di uno sviluppo economico e sociale di Acquaviva, sia nella figura, nel suo incarico di sindaco, 5 volte sindaco, iniziato nel 1958, quando io avevo 1 anno, e quindi poi si è successo, e sia anche come preside, appunto, all'istituto professionale, che ha realizzato lui, ha istituito lui l'istituto professionale ad Acquaviva, e che ha dato modo, che in questo modo ha dato la possibilità ai giovani diplomati e laureati di trovare un posto di lavoro ad Acquaviva, nel loro paese, e di cercare di recuperare, perché questo ha fatto l'ingegnere Milella, ha recuperato tutti quei ragazzi che se non ci fosse stato lui e l'istituto professionale, sicuramente avrebbero preso strade diverse, e quindi con questa scuola ha determinato la realizzazione di questi giovani diciamo, trasmettendo a loro un'arte, una professione, per poter poi essere appunto destinatari di lavoro, di incarichi di lavoro in Italia e all'estero. E quindi siamo partiti così, in 3 amici che ci siamo dati questo obiettivo. Liberamente. Liberamente, senza, senza che nessuno, avesse dato questo stimolo. Ci siamo rivolti in un primo momento al sindaco dell'epoca, che ringraziamo, io a nome di tutti, Davide Carlucci, per individuare prima di tutto la zona dove collocare questo monumento. Dico subito che come primo atticco, diciamo, noi eravamo consapevoli di un'impresa, perché di imprese si è trattato, che non conoscevamo all'inizio, però sapevamo che dovevamo raggiungere questo obiettivo o con l'aiuto della popolazione, o anche da soli, noi tre, avremmo realizzato questo monumento. Eravamo decisi su questo, in memoria. Poi invece devo dire che grazie alla collaborazione di molti cittadini di Acquaviva, noi siamo partiti come comitato, il sindaco ci ha dato questo apporto, questo supporto tecnico, giuridico, di individuazione della
del punto dove, dove realizzare il monumento e poi mediante banchetti in giardino e aprendo anche un conto corrente abbiamo raccolto questi fondi che abbiamo raggiunto una bella somma, ma è stata gente disponibile, cioè non abbiamo chiesto niente a nessuno, non abbiamo fatto una questua, non abbiamo fatto la questua, ci siamo messi in giardino e anche ci sono stati dei cittadini che ci hanno fermato per strada dando la loro, il loro contributo senza chiedere una ricevuta, che poi abbiamo comunque dato. Per dire, erano così entusiasti e noi abbiamo raccolto, singolarmente avevamo delle persone che ci davano 150 euro, 100 euro, 500 euro, ma così tranquillamente. E questo ci ha colpito, cioè è come se aspettavano questa, questa iniziativa. E quindi, sì, insomma, e abbiamo raggiunto la somma di 13.000 euro, non è poco, in un anno. Poi, nello stesso tempo, contemporaneamente abbiamo cercato di individuare uno scultore che poi, con una serie di indagini e di curriculum, che è un curriculum non indifferente, del professor Mezzina di Molfetta, ha realizzato quest'opera. Lo vediamo, quindi, all'opera. All'opera, e quindi e colgo l'occasione di ringraziare anche il signor Nicola Bertini, che è, oltre a dare il suo contributo monetario, ha realizzato anche ha contribuito a lavorare a creare quell'opera per il monumento in piazza. Quindi le immagini che stiamo vedendo ora si riferiscono al busto? Al primo, sì, al busto bronzo, quello che stava realizzando. Questo è il gesso, diciamo, sì, questo è, sì, è il cosiddetto negativo, che è, sì, quello che poi stiamo offrendo all'istituto professionale, e quindi poi da questo è stato fuso, c'è stato un... E questa è la parte, diciamo, terminale, quando è stato installato. È stato installato lì in Piazza Garibaldi. Sì, l'abbiamo individuato. Naturalmente altri gruppi si sono mossi con altre iniziative, ma ne parleremo in altro momento, perché quest'oggi noi ci soffermiamo sull'iniziativa, su questa manifestazione programmata per il 7 novembre, per giovedì 7 novembre, presso l'Istituto Chiarulli. È naturale che sia così, anche se la professoressa Losurdo rappresenta due istituti. Sì, esatto. Io sono dal 2015 dirigente scolastico del Colomonico Chiarulli, istituzione che si era concretizzata nell'anno scolastico 2012-2013 e che appunto ha riunito due importantissimi istituzioni scolastiche del territorio. Io non sono di Acquaviva delle Fonti, io sono varese e ho conosciuto l'ingegner Milella per la prima volta in maniera, ormai era già morto, però in maniera concreta, quando nel 2015 abbiamo realizzato una iniziativa per i 50 anni, per festeggiare i 50 anni proprio della nascita di questa scuola. E abbiamo intitolato l'auditorium della nuova sede Chiarulli, che si trova in via Primo Cielo, proprio all'ingegner Milella. Mi sono meravigliata del calore che ho sentito, perché questa persona io non l'avevo mai personalmente conosciuta e l'ho conosciuta attraverso le testimonianze dei suoi ex docenti, dei suoi ex studenti e di tutta una comunità, che è la comunità acquavivese, che e lo testimonia anche l'approccio che ho avuto nella raccolta dei fondi per il monumento, è sempre stata molto vicina a questa,
a questa figura, a questo uomo che sicuramente per i suoi tempi è stato un visionario. Voglio giusto ricordare che la scuola, la sede Caruni, quindi l'Ipsia, è nata nel 1965. Nel 1961 esisteva solo una sede distaccata del Santarella e quindi il passaggio da un'istituzione, da una sede distaccata di una scuola di Bari ad un'istituzione autonoma è stata proprio voluta dall'ingegner Minella, che è stato anche il primo preside, perché allora ci chiamavamo preside storico, dal 1965-1985, quindi per 20 anni lui non solo ha diretto la scuola, e lei ha già accennato un po' a come la diretta, sicuramente la sua leadership è indiscussa, ma se vogliamo pensare proprio ai dati. Sì, si riferisce ai dati. Sì. Sì. Ci sono stati degli anni in cui la scuola ha raggiunto i 2000 studenti iscritti. Ora, queste cifre in tempi di dimensionamenti, accorpamenti e quant'altro ci sembrano delle cifre improponibili, anche se molte scuole nei nostri territori stanno raggiungendo 1500-1600 studenti. Però lui non solo ha tenuto insieme tanti studenti, ma soprattutto ha avviato una serie di corsi guardando il territorio. Cioè è stato visionario perché? Perché ha studiato e sicuramente conosceva a fondo la realtà territoriale, le necessità di un paese che era in quel momento in espansione, perché stiamo parlando appunto degli anni, della fine degli anni, sì, 60, e di tutti i movimenti che conosciamo del periodo, e ha incardinato in questa scuola corsi su discipline sicuramente professionali che potevano essere utili alle realtà industriali del territorio, anche a quelle in ancora in nuce, che stavano crescendo. Sì, perché in effetti, diciamo, era questo il suo spirito innovativo, anticipare i tempi, esatto, e predisporre quella forza lavoro che sarebbe stata necessaria e utile in loco. In loco, intercettando non solo le necessità del territorio di Acquaviva, della città di Acquaviva, ma anche dei comuni vicini, Cassano, Adelfia, certo, Gioia del Colle. E io ho voluto proprio riprendere tutte le qualifiche, perché allora sì, si parlava, sì, di corsi, di congegnatore meccanico, certo, meccanico, sì, riparatore di autoveicoli, elettromeccanico, operatore delle macchine utensili, montatore e riparatore apparecchi radiofonici e televisivi, elettricista e installatore in bassa tensione, elettricista e installatore ed elettromeccanico, apparecchiatore elettronico e tanti altri. E stiamo parlando solo del settore meccanico, perché poi negli anni 70 invece, e in concomitanza anche con lo sviluppo dell'ospedale Miulli, sono partiti anche i corsi chimico, invece del settore di operatore chimico-biologico, certo, che ancora successivamente negli anni 80 da scuola professionale, quindi da corsi professionali, sono diventati invece, infatti il Chiarulli è sede proprio di un istituto tecnico, quindi del chimico-biologico, mentre continua a rimanere in vigore il professionale, in essere il professionale, e da un paio d'anni noi abbiamo anche introdotto l'indirizzo meccatronico, il tecnico meccatronico. Quindi l'idea è stata quella di continuare l'intuizione del preside Minella, perché ancora abbiamo i numeri che questi ragazzi, che come abbiamo detto magari al professionale ci sono i ragazzi meno motivati, ragazzi che proprio con la scuola non sempre hanno il feeling giusto, però sono ragazzi che se guardiamo i dati di uscita sono i primi a trovare lavoro. E io puntualmente ricevo da parte delle aziende non solo del territorio, ma anche dei territori vicini, o addirittura anche richieste da Bari o dal nord, richieste di elenchi di diplomati per introdurli, inserirli nelle aziende con la figura del manutentore. Adesso tutti questi indirizzi adesso confluiscono nell'indirizzo di manutenzione e assistenza tecnica per il professionale meccanico, che è un indirizzo più generico e che comunque
produce ancora alla fine dei frutti, perché questi ragazzi in un modo o nell'altro riescono ad essere impiegati. Ecco, io vedo sui nostri teleschermi una frase a firma dell'ingegnere Pietro Milella, ecco, che non so in quale occasione, a quale si riferisca. Giacomo? Sì. La leggo io o la leggi tu? Essere giovani non è soltanto un periodo della vita, è anche una forma mentale, una caratteristica della volontà, una qualità dell'immaginazione, un flusso di emozioni. È la prevalenza del coraggio sulla timidezza, dell'amore per l'avventuroso, sull'amore per il facile. Nessuno invecchia semplicemente con il passare degli anni, ma solo disertando i propri ideali. Gli anni portano le rughe sul viso, ma la rinuncia all'entusiasmo porta le rughe nello spirito. Saremo giovani finché avremo fede, ci troveremo vecchi quando ci lasceremo assalire dalle incertezze, saremo giovani finché avremo speranza, saremo vecchi quando l'avremo abbandonata. Finché il cuore resterà sensibile alla bellezza, alla verità, al coraggio, ci conserveremo giovani. Ma questo spirito, sì, che viene fuori da questa lettera è quello che ha caratterizzato la figura, la persona, certo, di Pietro Milella, certo, fino a che poi... Sì, io ricordo, ma l'ho detto in altre occasioni. Ha lasciato la nostra terra. Occasione. Ma dobbiamo dire appunto che era questa il suo carisma che trasferiva nei confronti dei suoi collaboratori. Sì. Ed evidentemente di questo ne saranno grati gli stessi per tutta la vita, tant'è che, come diceva la dirigente, sono stati contenti di partecipare attivamente all'organizzazione. Assolutamente sì. Nel 2015 e fu anche molto emozionante proprio importante. Il momento in cui abbiamo scoperto la targa di intitolazione dell'auditorium. Perché per l'evento chiaramente invitammo anche tutti i presidi e i dirigenti scolastici che si sono poi avvicendati, ma si vedeva nei visi di tutti loro un senso di gratitudine, perché effettivamente la sua intuizione sulla scuola professionale è stata poi quella utilizzata e inserita poi nelle riforme che ci sono state negli anni successivi sul professionale. E mettere insieme la teoria e la pratica, anzi ai suoi tempi si facevano molte più ore di pratica nei laboratori, non solo, io voglio dire che quando sono arrivata ho visto il materiale che i laboratori avevano, sia del settore chimico che del meccanico. Noi adesso i pezzi più antichi li abbiamo anche conservati con l'idea eventualmente di farne poi anche un piccolo museo, e però ce li abbiamo in vista nella scuola. Era una scuola anche ricca da questo punto di vista, con apparecchiature che hanno permesso davvero agli studenti di formarsi, ed è un approccio che poi per un certo periodo è stato un po' abbandonato, quando con la riforma dei professionali purtroppo hanno ridotto le ore pratiche di attività pratica, ma è successo che proprio qualche anno fa con la nuova riforma dei professionali le hanno aumentate. Quindi evidentemente l'idea di insegnare allo studente come stare sulla macchina, sull'utensile che sia, è come utilizzarlo, mettendo anche lì un po' di ansia, di stress che magari la lezione frontale teorica ti crea, ha funzionato, perché ogni tanto incontro anche persone adulte, ma io sono stato studente del Chiarulli, quindi effettivamente è stata una visione completa. Che poi lui avesse anche un fortissimo carisma a livello personale, una cultura notevole, e questo sicuramente lo ha aiutato. Chiedo scusa se interrompo, ma è caratterialmente, evidentemente, la dote che vorrei mettere in risalto
è che il suo peso non lo si avvertiva. Non lo faceva, meglio, lui avvertire. Non faceva avvertire. Prevalere il suo peso e non metteva in difficoltà l'altra persona. Sì. Anzi, lo metteva a disposizione, il suo bagaglio lo metteva a disposizione. E senza che te ne accorgessi, tu parlavi con lui come se fossi al bar, come se ti trovassi, indipendentemente se rappresentassi il sindaco, se fossi il preside o altro ruolo. E questa è una dote che... Non è da tutti. Man mano che andiamo avanti si perde sempre più, perché prevale in alcuni casi l'arroganza, che invece diventa una barriera nei confronti dell'altro e non porta alla crescita di nessuno dei due interlocutori. Assolutamente. Ma lei, da questo punto di vista, è maestra, voglio dire, ce lo insegna. Sì, io volevo solo sottolineare questa dote, che io mi permetto di dire, caratteriale, ecco, non volevo interromperlo. Prima. Io ho detto, non ho avuto modo di conoscere, però conosco i suoi figli, mi sono sicuramente confrontata con tutti e tre i figli e quindi diciamo che è arrivato, è un po' nella scuola, soprattutto nella vecchia sede, che è quella dove si è formata, dove noi adesso abbiamo solo alcuni laboratori, quindi... non ci siamo trasferiti completamente poi nel nuovo plesso, però aleggia ancora in un'organizzazione. Poi volevo anche ricordare che davanti all'ingresso della nuova sede noi abbiamo recuperato una scultura che l'ingegner Minella fece realizzare dai suoi docenti durante un'attività ed era abbandonata nella vecchia sede, in un deposito. L'abbiamo recuperata, l'abbiamo posizionata su un cubo di marmo ed è un altro ricordo che abbiamo della, insomma, ci sono tracce, anche se la nuova sede lui non l'ha vissuta, però le tracce sono rimaste e il ricordo è fondamentale anche per i giovani. Ecco perché l'idea di accogliere il busto nell'auditorium a lui intitolato, e lo abbiamo anche posizionato all'ingresso in modo che anche il visitatore esterno che può venire da noi per una conferenza o per un evento possa notarlo, è un modo per restituire la sua valenza al territorio e anche alla scuola. Lei parlava prima della riforma, dell'essere tornati indietro nel ridare un maggior numero di ore di laboratorio, ma in realtà è così, una cosa è ascoltare una lezione e quindi teoricamente imparare determinate istruzioni e quindi essere formati, altro è poi la messa in pratica. È completamente, sono percorsi differenti che insieme portano la persona ad avere quella proprietà nell'adoperarsi nella sua attività che altrimenti non sarebbe completa, e laddove non viene svolta in questa maniera ce ne rendiamo conto poi che la cattiva esperienza viene subita dagli utenti di quel servizio, mentre invece è il laboratorio che si devono sviluppare queste casistiche. Il Chiarulli è stato, e anche il Colamonico, sono degli istituti tecnici e professionali, e non può una scuola che comunque porta quelle competenze al termine di un percorso di studi prescindere dalla presenza dei laboratori. Noi investiamo tanto sui laboratori, cerchiamo di raccogliere, anche di intercettare i fondi da tutti i programmi, perché i laboratori sono il luogo in cui effettivamente la creatività e l'interesse dei ragazzi viene fuori. Quindi se si fa la scelta di un istituto tecnico, bisogna fornire agli studenti che si iscrivono questo non significa che non si facciano lezioni teoriche, quelle ci sono, però nell'istituto tecnico ci deve essere inevitabilmente la presenza del laboratorio. È l'altro fattore importante su cui anche molto puntato il preside Minella, l'ingegner Minella, e il rapporto con le aziende del territorio. Ecco perché noi cerchiamo di mandare i ragazzi a fare gli stage
della ex alternanza scuola-lavoro, adesso si chiamano VCTO, presso le aziende, cerchiamo di fare delle convenzioni e cerchiamo di ascoltare anche quelle che sono le richieste del territorio dell'azienda. Le necessità. E le loro necessità, le figure professionali che a loro servono, perché purtroppo è inevitabile che i programmi, e che non li facciamo noi, ma sono i programmi ministeriali, e le realtà aziendali non vanno di pari passo. Quindi se in azienda con l'innovazione si produce, si cambiano i metodi, i sistemi velocemente, i programmi ministeriali invece sono molto lenti. Più tempo. Quindi bisogna trovare una mediazione, bisogna venire incontro al datore di lavoro, all'azienda che ci chiede di... Noi per esempio abbiamo cominciato a fare e funziona il Career Day. Cioè l'azienda viene a scuola e fa già una prima intervista allo studente del quarto o del quinto anno per vedere se il suo profilo coincide con quelle con che le, sono. Le Ed è anche un modo, oppure abbiamo introdotto proprio un circuito con alcune aziende del territorio in cui prima vengono, presentano l'azienda, poi andiamo noi a visitare l'azienda, poi se possibile loro tornano a fare delle attività da noi e poi i nostri vanno a fare una settimana di stage presso di loro. In questo modo si è ancora vicini, certo non è facile, però si è vicini al territorio. È fondamentale avere i rapporti con... con dottor, le aziende. Dottor Giacomo Abbrusci, però dobbiamo dirlo che si sono stati fatti passi da gigante, sì. E che i personaggi sono dei giganti perché mentre gli altri passeggiavano loro erano già in avanti. Ma Pierin Milella, ecco. È proprio questo, cioè lui ha visto nel 1975 da quello, cioè ciò che oggi si vuole realizzare, si sta cominciando a realizzare, cioè la connessione, il connubio scuola-lavoro, cioè lui già dal 75 era l'unico che ha visto questa cosa che poi si sta realizzando nel 2020, 2020, cioè voglio dire, ecco perché questa sua lungimiranza che ha colpito tutti, ma sia nel campo scolastico, ma anche nel campo politico. Cioè, non dimentichiamo che Pierin Milella è stato anche promotore di una cantina sociale, di un olificio, degli Resi, del PEP, la zona industriale di Acquaviva. L'ha realizzato lui, ha previsto tutta questa attività che ha dato modo al paese di svilupparsi. Poi sappiamo che la cantina sociale... Il fatto che uno accenda la miccia e quindi dia delle idee progettuali, visione delle opportunità... E poi se non si sviluppano come dovrebbero o vengono mal amministrate, ma l'idea, noi parliamo dell'idea. Cioè è stato un innovatore, ma stiamo parlando, cioè parlare oggi col senno di poi può sembrare, diciamo, irrilevante, se torniamo indietro e immaginiamo nel 1960, 1970, 1970, certo, io ero un ragazzo, io 13 anni, 14 anni, non l'ho conosciuto, cioè sentivo parlare di Pierin Milella. Io Pierin Milella l'ho conosciuto nel 90 con la formazione del gruppo politico Città per l'Uomo. Città per l'Uomo, e sì. Da quel momento ho conosciuto Pierin quando io già lavoravo, quindi diciamo è fuori da ogni possibile... sono stato colpito dalla sua figura, dalla sua personalità, dal suo carisma, che era, coinvolgente. Come abbiamo detto prima, coinvolgente, ma allo stesso tempo umile, ecco. Cioè era così umile che ti colpiva, cioè ti faceva sentire a disagio, perché stavi parlando con una persona che lo ritenevi superiore sia come preparazione culturale sia come preparazione professionale, ma che lui assolutamente lui si poneva senza questa
questo distacco con la persona, come abbiamo detto prima. E questo ha colpito me, ma credo che abbia colpito anche molti cittadini al di fuori del contesto scolastico, al di fuori del contesto politico. Cioè, era una persona che comunque colpiva. Ecco, ecco, per fare un paragone, o in meccanica o in elettronica, ecco, chi operava nel laboratorio della meccanica e quindi faceva i 3 anni della qualifica, i 5, chiamiamoli della specializzazione, quando usciva trovava il motore e già era in grado di lavorare a quel motore, e non che trovava motori nuovi e non sapeva che cosa fare. Come nell'elettronica si conosceva la valvola, ma già si aveva fatto, c'era stato il percorso per il chip, per il digitale, per le nuove tecnologie, e quindi si era al passo con i tempi, perché già era stato programmato un ciclo di istruzione, di formazione, un ciclo scolastico che dopo 3 o 5 anni ti poneva già in un'industria. In un'industria, in un'azienda, cioè, quindi dava opportunità di all'interno del mercato del lavoro e non all'esterno, perché ormai superato quello che avevi, che ti era stato detto. Poi guardando un po' anche le carte, eccetera, e sentendo anche i suoi ex docenti, so che aveva anche instaurato dei rapporti con delle aziende di rilevanza internazionale, e mi dicevano che aveva creato una convenzione con un'azienda tedesca per cui venivano i tecnici dell'azienda qui a fare le lezioni a scuola. Certo. Cioè, e di molti, cosa stiamo parlando? Adesso, molti studenti, sempre stiamo parlando del 1975. Stiamo parlando degli anni 70, nel 2000. Proprio, il periodo più... Terminavano la scuola e partivano per la Germania. Cioè, non avevano nemmeno il tempo della cosiddetta disoccupazione. Non esisteva. Sì, sì. Per questi ragazzi che andavano all'istituto professionale perché venivano raccolti dall'ingegner Milella, si può dire. Venivano raccolti perché in alternativa sarebbero stati ragazzi per strada, quindi lasciati per strada, perché non avevano, diciamo, forse sia la volontà, ma sia anche quel supporto economico delle famiglie per poter andare a scuola. Pierino Milella ha realizzato questo, cioè ha dato l'opportunità di lavoro a ragazzi che in alternativa sarebbero stati alla mercé del mercato, diciamo, non quello... Sì. Ecco, voi non ci crederete, permettetemi questa frase comune, ma quanto mi è accaduto 3 giorni fa, ero in una strada, non è importante la via, e si è fermato un dipendente in quiescenza del comune di Acquaglia delle Fonti da un bel po' di anni, e parlando del più del meno ha fatto riferimento all'ingegner Milella. Ma dico io, ma guarda un po', e non gli ho chiesto nulla, e mi diceva quando c'era l'ingegner Milella, e mi raccontò uno dei tanti episodi in cui una signora, quindi una cittadina, era andata dal sindaco e quindi era stata ricevuta dal sindaco, non su appuntamento. Non esisteva. Non gli era stato detto ripassa domani o dopodomani, come ti permetti. Non gli era stato detto siediti sulla sedia più bassa perché io devo stare sulla poltrona più alta, perché indipendentemente io devo essere sempre nella posizione psicologica, eccetera, eccetera. E come le ha risolto il problema? Con una telefonata, chiamando il settore competente. Certo. Non dicendo vai lì, va sali di qua, vai in quell'ufficio, rivolgi all'impiegato. Con l'aggravante, tra virgolette, mi raccontava questo ex dipendente, che gli ha detto, mi raccomando, domani torna da me, perché mi devi dire cosa ti hanno fatto, se hanno risolto il problema, che se non l'hanno risolto io farò l'altra telefonata. Quindi voglio dire... Questo è al servizio certo dei tempi cittadini. Certo, i tempi sono cambiati. Sono cambiati i tempi e anche le persone. Sono le persone che fanno i tempi. Allora, dirigente, ci ha fatto piacere
della sua partecipazione, perché evidentemente farlo attraverso Skype ed altri mezzi è un po' più freddina. Certo. E poi cioè, ci fa piacere perché lo ospitiamo e anche lei si può rendere conto di un che cos'è Telemaic, voglio dire. Quindi spero che abbia avuto una buona impressione. Ma vogliamo dire qualcosa in più di questa giornata, nel senso che si procederà con l'inaugurazione del busto scultoreo, che è stato realizzato da Mauro Antonio Mezzina, ho già detto in apertura, sì, docente presso l'Accademia di Belle Arti di Bari. Quindi come si svolge l'iniziativa? Giovedì 7 novembre alle ore 11, cosa succede? Beh, ci sarà un'introduzione della dirigente che affronterà appunto la figura, il perché, il motivo. Quindi una relazione della dirigente. La relazione da parte del dirigente, poi interverrò, credo, dovrei intervenire io a nome del comitato, perché anzi in quell'occasione uno dei componenti purtroppo speriamo non sarà fuori Acquaviva, purtroppo per voi ma non per lui, perché subirà un intervento chirurgico, e quindi io a nome di tutto il gruppo organizzatore, anzi che ringrazio in questa occasione, molte imprese che hanno contribuito a questa riuscita, a questa realizzazione. Per ultimo, io devo fare anche il nome, gli altri nomi sono delle imprese, sono stati indicati in quel giorno dell'inaugurazione del monumento, che abbiamo indicato tutti i nomi. In piazza Garibaldi. In piazza Garibaldi. E mentre siccome dovevamo trovare un'impresa per dire la figura di Milella, dovevamo trovare un'impresa, un'azienda che ci doveva fare una targa da mettere all'ingresso al monumento. All'ingresso abbiamo detto? Sul busto. Bene, questa impresa, quando ha saputo Waymarkers di Gio De Colle, quando ha saputo che era per l'ingegnere Milella, non ha voluto nessun compenso. Costo, nessun, ecco. Nessun compenso, contento di quindi era contento di regalare questa tal. Per dire, abbiamo trovato un terreno fertile nella realizzazione di questa iniziativa e siamo contenti, e io spero che quel giorno lo facciamo dire la dirigente, dico solo una cosa, spero solo che tutti gli organizzatori, tutti i partecipanti partecipino a quel giorno il 7 di novembre alla inaugurazione di questo busto presso l'istituto professionale. Anche perché si svolgerà poi nell'auditorio. Si chiuderà, adesso lo dice il... Ecco, ma poi c'è una novità. Sì, io di cui non abbiamo detto. Proprio sì. Per ribadire questo spirito, quando mi hanno proposto l'intitolazione insomma della statua e l'iscrizione, mi hanno detto, dirigente, veda un po' cosa dobbiamo scrivere, eccetera. Io ho chiamato gli ex docenti, perché ho detto anche quelle parole che devono essere scritte alla base, devono essere scritte e sentite. Certo. Non solo scritte per metterci un'intitolazione. Sì, una. Sì, sì, sì. E effettivamente un suo ex docente si è, non faccio il nome, però si è reso disponibile, mi ha scritto un lunghissimo ricordo che poi leggerò in occasione dell'inaugurazione, però ho voluto proprio che fosse collettiva come effettivamente è stata l'esperienza di questo uomo vissuta da tutta la comunità, quindi anche l'intitolazione abbiamo fatto in modo che venisse dal basso,
Quindi poi ecco la seconda parte. Studenti sì. meritevoli. Sì, ecco. Leggo, la studenti meritevoli. Certo, perché e di cosa certo. sarebbero ecco, meritevoli? La seconda parte, la parte insomma più importante per cui io ringrazio ancora di più il Comitato, è che una parte dei fondi che avevano raccolti, siccome sono riusciti un po' perché appunto le aziende anche gratuitamente hanno provveduto alla realizzazione insomma della targa e quant'altro, ci hanno proposto di assegnare quindi con questi fondi due borse di studio a degli studenti meritevoli della nostra scuola. Ci hanno, nella loro richiesta, che ovviamente abbiamo tenuto in considerazione per l'individuazione degli studenti, ci chiedevano che fossero della sede Chiarulli e che fossero acquavivesi. Motivo per cui, e che fossero anche neodiplomati, motivo per cui abbiamo guardato gli elenchi degli studenti diplomati lo scorso anno scolastico e abbiamo individuato proprio nei settori che sono stati un po' i settori di traino del professionale e quindi il settore meccanico, moda e chimico, individuato due studenti. Sono entrambi di Acquaviva delle Fonti, come da loro richiesto, meritevoli perché hanno conseguito il diploma con ottimi risultati, e sono entrambi iscritti all'università e quindi li abbiamo individuati, ovviamente consultandoci con il Comitato, e saranno premiati, quindi avranno questa borsa di studio di 500 euro ciascuna, che potranno utilizzare per proseguire i loro studi e quindi per continuare a dare lustro alla scuola, sperando che vengano utilizzati proprio nell'ottica di quelle che erano le visioni anche del Presidente Milella, cioè di impegnare, di utilizzarli per l'università o comunque per il loro lavoro, per il loro futuro. Certo, non sono tantissimi, però anche la copertura delle spese magari per l'acquisto dei libri o anche delle spese di trasporto nel corso degli anni per raggiungere l'università ci è sembrata, insomma, io ribadisco, sono veramente contenta perché è un modo di ancora avvicinare la scuola al territorio, cioè è una buona pratica quella che le associazioni, fortunatamente ci sono anche altre associazioni che negli anni passati ci hanno dato una mano in questo senso, però ci fanno sentire più vicini come scuola al territorio. Al territorio, ed è giusto che sia così. Bisogna essere perfettamente integrati perché, come abbiamo sottolineato in apertura, ci deve essere questa sinergia, una crescita collettiva. Poi d'altronde la scuola deve promuovere questo, se non lo fa l'istituzione scolastica lo dovremmo fare tutti quanti noi, però quantomeno l'istituzione scolastica ha tra i suoi obiettivi questo. E vogliamo concludere questo nostro Liberamente Parliamone con un filmato che ci è stato messo a disposizione, che è breve ma riassume insomma quanto noi abbiamo detto con delle immagini che proponiamo ai nostri telespettatori. Non c'è audio, non c'è un sottofondo musicale, perché, come si suol dire, anche l'arte fotografica viene definita così perché basta un'immagine, un particolare, a parlare e a suscitare in noi emozioni e vecchi ricordi. E non c'è bisogno di aggiungere né titoli né sottofondi musicali. Quindi ringraziamo il dottor Giacomo Abbrusci di quanto è stato fatto dal Comitato e di aver partecipato a questo nostro programma televisivo. Stessa cosa grazie per la dirigente, che non me ne vorrà se già la precetto per altre occasioni. Va bene. Ecco, va bene. Il dottor Giacomo Abbrusci è già stato precettato, è già stato, come si dice, scritturato in altri programmi. E noi abusiamo di questa diretta per poter incamerare la disponibilità della dirigente, perché anche il nostro mezzo televisivo può servire a comunicare al territorio
che non è solo accoglia delle fonti, quanto più opportuno e necessario affinché i nostri telespettatori possano condividere quanto viene realizzato all'interno di un istituto ed essere al corrente dei passi che muove anche la scuola e quelle istituzioni a cui si fa riferimento. Grazie, grazie e ad una prossima occasione.